Silvestri, fascia al braccio e gol di testa decisivo, il Catania espugna Monopoli e azzera la penalizzazione, beh, una domenica perfetta. Sì, una domenica che abbiamo cercato con grande rabbia e grande voglia, volevamo questi tre punti, volevamo portare a casa un punteggio pieno e ci siamo riusciti. Credo sia un buon punto di partenza per incidere lo slancio per continuare così nelle prossime settimane. Tipica squadra da categoria, tipica vittoria da Serie C, Girone C. Sì, ormai i giocatori conoscono bene questo girone. Sappiamo che è difficile trovare spazi per giocare la palla in molte partite, molte squadre si chiudono, dovremmo essere bravi noi ad adattarci molte volte e a fare la guerra, come è capitato oggi. Credo che questo risultato possa solo aiutare la nostra consapevolezza di essere forti e aspetta noi poi dimostrarlo sul campo. Dopo la partita con il Notaresco, mister Raffaele aveva sottolineato il fatto che il Catania forse non sfruttava ancora a dovere le palle inattive. È arrivata una bella risposta complessiva sia in occasione della partita con la Proganese sia oggi, perché si è andato anche vicinissimo alla doppietta. Quest'anno abbiamo grandi saltatori e abbiamo gente che sa mettere bene la palla. Sia il primo di una lunga serie anche per i miei compagni, perché sappiamo quanto sia importante sfruttare i calci piazzati. Oggi ho portato tre punti, domenica siamo riusciti a pareggiarla con il gol di Cleito e lavoriamo molto in settimana su queste palle native, cerchiamo di trarne il maggior profitto. Insomma, per cavarsela con una battuta, a volte si dice la miglior difesa è l'attacco, ma nel Catania in questo momento il miglior attacco è la difesa, anche se proprio gli interpreti del reparto avanzato hanno offerto una prova di straordinaria generosità. Sì, come hai detto te, io sottolineerei che la miglior difesa è l'attacco, perché oggi tutta la squadra, a partire appunto dai due attaccanti e dai ragazzi che sono subentrati in secondo tempo, hanno dato mano forte a difesa della porta anche quando mancavano pochi minuti. Partita incombiante per loro e per lo sforzo hanno aiutato la difesa a non subire. Sul piano personale, quali emozioni legate a questa prodezza? È un gol che mancava da tempo, colgo l'occasione per dedicarlo alla mia compagna, alla mia figlia e soprattutto ai miei compagni che oggi hanno messo quella griglia che mancava un po' al Catania nell'ultimo periodo e spero sia l'inizio di grande soddisfazione. Il Catania è una squadra di personalità. Sì, sì, assolutamente. È una squadra di 11, anzi 24 capitani, come ha detto il mister, gente di grande esperienza, ma anche i più giovani stanno offrendo, secondo me, un rendimento molto, molto alto. Lo vedo dagli allenamenti, dall'intensità, dalle cattiverie che ci mettiamo ogni giorno al campo e questo può solo far piacere. Sul piano fisico, dover tornare in campo già mercoledì sarà una fatica sopportabile? Ah, non vediamo l'ora noi di che sia mercoledì. Per noi è importante dare continuità a quello che facciamo e cercare di mettere in pratica al meglio quello che il mister ci chiede durante la settimana. In chiusura un messaggio per i tifosi rossazzurri che oggi sono sollevati e gioiscono dopo questa bella vittoria su un campo che tradizionalmente ha riservato anche qualche amarezza alla Catania negli ultimi anni. Sì, mi auguro con tutto il cuore, ce lo auguriamo tutti, di poterli riabbracciare virtualmente allo stadio il prima possibile, perché al calcio manca molto tifo, mancano i interpreti principali e senza di loro la domenica non è la stessa. Ultimissima su Tonucci, all'esordio da titolare, è sembrato quasi come se l'assetto Tonucci, Clayton Silvestri con Martinez, che era anche lui alla prima titolare, fosse già rodato da mesi quest'oggi. Sì, sono giocatori, come hai detto tu in precedenza, che non hanno bisogno di presentazioni, si sono calati sin dal primo giorno che sono arrivati a Catania nella parte e possono dare un grandissimo contributo alla causa. Grazie. Grazie.